con la radicale Adelaide Aglietta, consigliere comunale nella lista civica Laica e Verde. Commentiamo l'attuale situazione politica e soprattutto alla luce dell'accordo che sembra intercorso nella giornata di ieri tra le forze politiche del pentapartito per una soluzione che veda come sindaco della nostra città il democristiano Franco Richetti fino al 31 gennaio del 91, quando è ipotizzata una staffetta con un esponente socialista. In questo caso si dice che la lista per Trieste rimarrebbe fuori dalla maggioranza, ma ancora la risposta della lista per Trieste non è data da conoscere, già che questo pomeriggio ci sarà una riunione del suo direttivo. Ma con Adelaide Aglietta appunto vogliamo commentare un po' questa situazione che si è venuta a creare. Sono passati 110 giorni dalle elezioni, da una risposta all'elettorato che era stata precisa, era stata convincente. Ebbene, siamo arrivati a quest'oggi, non abbiamo ancora un sindaco. Questa sera la soluzione sembra essere trovata, forse non è quella auspicata da tutte le forze politiche. Da parte vostra, qual è il vostro commento a questa serie di riunioni culminata poi con questo accordo improvviso di ieri sera? Beh, devo dire, un metodo vecchio, una soluzione vecchia che poteva essere assunta il 5 di luglio e non facendo passare 109 giorni di non governo della città. Una soluzione vecchia perché è fondata sulla lottizzazione dei posti, delle poltrone, delle cariche, lottizzazione nel tempo oramai, perché si lottizzano anche il tempo, cioè lottizzazione per il 91 già predisposta, con una totale indifferenza rispetto ai problemi della città e una totale incapacità di saper cogliere il nuovo e le esigenze nuove di una società che muta e quindi di una città che muta, che sono state anche espresse nel voto e che sono espresse dalle forze politiche anche presenti e nuove presenti nel Consiglio Comunale. Credo che soluzione, se vogliamo, più cristallizzata e più poco piena di speranze per Trieste non si poteva vedere. Ecco, questi tre mesi di stasi, diciamo così, di amministrativa locale, a questo punto si ripercuoteranno sulla situazione della nostra città? Beh, io credo che questi tre mesi già si siano ripercossi, perché sono stati tre mesi non di non governo, ma di governo a partire da delibere d'urgenza, ex articolo 140, quindi diciamo passando sopra al Consiglio Comunale, che hanno comunque mandato avanti le cose e mandato avanti le cose in un certo modo, cioè senza rispettare la legge ci si mette poi sempre nella situazione di sgovernare le cose o di governare degli interessi particolari di alcuni gruppi, di alcune forze, di alcuni gruppi, di alcune parti. C'è una situazione nel Comune di Trieste e dei servizi del Comune di Trieste totalmente allo sfascio e totalmente controllata per tessere, il che significa che se vogliamo, e questo non ci dà garanzia questa soluzione, che la prima cosa da fare sarebbe di mettere la macchina comunale in piena efficienza, sottratta ai vincoli delle tessere e quindi in realtà poi in grado di funzionare e di fornire la città dei servizi che sono assolutamente urgenti e necessari. Teniamo presente che in una città, in qualunque consesso, diciamo, dove la macchina non funziona, o funziona per interessi particolari, è evidente che poi i ceti più emarginati, che sono gli anziani, che sono i giovani, che è la disoccupazione, che sono, lo sappiamo quali sono quelli che poi pagano pesantemente, credo che oggi a Trieste stiano pagando pesantemente i costi di questa situazione. Ecco, senza chiedervi cosa farete questa sera alle urne, intanto però vorrei chiedervi come la lista civica Laica Verde affronterà il dibattito che questa sera si preannuncia, forse non troppo infuocato, già che ormai gli accordi sono stati fatti, sì, in aula. È un dibattito assolutamente formale, visto che abbiamo appreso dai giornali che cosa succederà questa sera in Consiglio Comunale, secondo una prassi anche questa molto vecchia, devo dire. Per quanto ci riguarda, noi avevamo dei contenuti precisi che continueremo a proporre a partire da iniziative proposte di delibera, ma anche da iniziative nella città, a proporre perché alcuni gravi problemi oramai di Trieste vengano risolti. Il giudizio su questo accordo è assolutamente negativo, a maggior ragione un'opposizione
una forza con i suoi contenuti e con i suoi contenuti anche di controllo rispetto all'operato dell'amministrazione è necessaria, e noi certamente rispetto a questo, se vogliamo, compito anche importante da opposizione non ci sottrarremo, come non ci siamo sottratti in questi tre mesi dove puntualmente abbiamo cercato di incalzare passo dopo passo gli avvenimenti. Può darsi ritrovate con un alleato in più la lista per Trieste? La lista per Trieste ha una responsabilità che, diciamo, una responsabilità non vorrei dire uguale, ma certo una responsabilità di continuare a non capire che la società muta e a aver posto, se vogliamo, dei veti rispetto a una maggioranza alternativa che era trovabile.